secolo abbiano regime le operazioni notturne di sanificazione nella capitale per cercare di contenere il rischio della diffusione del coronavirus. Da giorni il Campidoglio, approfittando di questo periodo con meno utenza, ha messo in campo interventi di disinfezione nei centri anziani, negli uffici pubblici, nei centri sociali e nelle scuole. Ha già attivato un cronoprogramma di pulizie straordinarie sulle strade e sui gassolitti della città, mentre ATAC dal 25 febbraio scorso prosegue l'azione di igienizzazione sui mezzi di trasporto pubblico, comprese le pensiline delle fermate dei bus e delle stazioni. Ad annunciarlo è stata la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che oggi su Twitter ha postato una foto che la ritrae sul balconcino del Campidoglio con uno striscione: andrà tutto bene, un messaggio di speranza per tutti i cittadini. Siamo di fronte a una delle sfide più impegnative per Roma e per l'Italia, ha detto la Raggi. In questo momento dobbiamo rimanere a casa per fermare il virus. Sono orgogliosa di tutti quei romani che stanno rispettando le indicazioni del governo. Sono sicuramente molto dure, ma questo è quello che dobbiamo fare in questo momento. Ci sono tante persone che mentre noi siamo a casa però garantiscono i nostri servizi essenziali, a loro va il mio ringraziamento. Intanto il capogruppo del PD Capitolino, Giulio Pelonzi, invita la sindaca di Roma ad estendere il più possibile anche alle società partecipate le modalità di lavoro agile e garantire solo l'erogazione del servizio pubblico essenziale, contingentando dove necessario. Mentre per Maurizio Gasparri, commissario coordinamento di Forza Italia Roma Capitale, è necessario subito un piano straordinario di pulizia e disinfezione dal centro alle periferie, perché i cumuli di spazzature e sporcizie in città, ha affermato Gasparri, diventano fonte di pericolo in questo momento.